l'organizzazione del comune ha avuto la capacità di dividere subito dopo poche settimane l'attività ordinaria che è proseguita e invece l'attività di supporto all'emergenza Covid. Nel senso che volutamente abbiamo deciso, proprio perché non si prospettava una crisi sanitaria di breve periodo, ma si immaginava già dopo le prime settimane un periodo molto più lungo, abbiamo deciso di dividere l'attività amministrativa in due, chi si occupava di Covid e chi invece doveva seguire l'attività ordinaria. Perché questo? Perché è indubbio che le amministrazioni pubbliche, i comuni capoluogo in particolare, in quel momento dove la situazione economica si percepiva essere già di grande difficoltà, ha la capacità di muovere risorse importanti e noi ci siamo dati come obiettivo quello di immettere il più velocemente possibile denaro pubblico nel sistema economico.